Parla fan del Napoli il più grande d'Italia. Andiamo a un altro video qui sul nostro canale Napoli News, iscriviti al canale e lascia il tuo mi piace, e ora andiamo alle notizie di oggi. Il Napoli ostacola il tentativo del Milan di trattenere il giovane. Aster Vranckx non ha giocato molto nella sua prima stagione in Serie A, ma mentre il Milan sta cercando modi più economici per tenerlo, deve affrontare una certa concorrenza poiché anche il Napoli è interessato al giovane centrocampista. I rossoneri hanno un'opzione da 12 milioni di euro per acquistarlo dal Wolfsburg, che considerano troppo costosa. Secondo TuttoMercatoWeb, gli azzurri hanno gli occhi puntati sul ventenne e potrebbero essere più disposti a spendere una cifra del genere rispetto ai rivali. Entrambe le squadre sono in contatto con la squadra della Bundesliga. Non è chiaro quale direzione prenderebbe il giocatore se si arrivasse a questo. Vranckx ha giocato solo 153 minuti finora, ma ha impressionato l'ordine gerarchico del Milan in allenamento mentre il Napoli lo perseguitava in passato. I partenopei cercano uno o più centrocampisti. Non manterranno Tanguy Ndombele del Tottenham e cercheranno qualcuno con caratteristiche fisiche simili. Vorrebbero acquisire un giovane con una testa. Le altre sue mosse in area dipendono invece dal futuro di Piotr Zielinski, il cui contratto scade nel 2024. Se le parti non riuscissero a concordare un prolungamento, potrebbe fuggire, e gli azzurri punterebbero su un collaboratore più affermato e fantasioso. La nostra opinione su Vranckx, Milan e Napoli. Un po' preoccupa il fatto che non sia riuscito a scendere in campo, anche se nelle ultime partite i rossoneri hanno schierato più centrocampisti del solito. Ha giocato troppo poco per valutarlo correttamente. A meno che le cose non cambino in futuro, il che è improbabile, avrebbe più opportunità in Campania, dove sarebbe il sostituto di Frank Anguissa, pur dovendo competere con più giocatori nella sua squadra attuale.